Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi, come potete vedere, siamo qui in un altro unboxing con la collector di... Sì, collector, esiste solo così dire, della Fallout Anthology. Come potete vedere, questa mega bomba. E beh, che dire ragazzi, prepariamoci a unboxarla insieme in questo video. Ok ragazzi, questa qui è come si presenta la confezione di Fallout Anthology. Come potete vedere, col Vault Boy davanti, tutta la scritta di Fallout Anthology. Poi ti dice, vabbè, tutti i giochi che ci sono dentro, dal primo Fallout fino a New Vegas, con tutti gli DLC inclusi. E vabbè, sopra c'è il simbolo Fallout Anthology, sotto niente di che. Poi dietro, non so se si potrà vedere, ma c'è sempre il solito sfondo che c'è ormai in tutti i Fallout, con la montagna, il Vault Boy e tutto, ma dopo lo vedremo magari meglio. E poi dietro tutto il contenuto del gioco, con il primo Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3 con i DLC e Fallout New Vegas con tutti i DLC. Oltretutto, se uno vede, c'è già anche il porta CD per Fallout 4, che dopo andremo a vedere bene insieme. E poi naturalmente la mini bomba atomica, se si può definire mini, con i suoni, con un suono incorporato, con suoni incorporati, infatti c'è scritto. E naturalmente, infatti, c'è scritto Fallout 4 venduto separatamente, che uno magari si prende male. Va bene ragazzi, andiamo ad aprirle insieme. Allora, via sto squatch squatch toiti grazie e via la prima cosa e via questo via quest'altro, apriamo qui, sembra disinnescare le bombe, e via quest'altro e la bomba viene fuori. Ecco lo sfondo, potete vederlo che adesso si vede meglio che è il solito sfondo che c'è da Fallout 3, non so se c'era anche da quelli prima, ma so che dal 3 c'era già. Ok, questo possiamo levarlo. Ed ecco qua la bomba atomica nei suoi particolari dettagli, dettagliatissimi. Sembra una bomba vera, non so i corrieri delle poste cosa avranno mai immaginato. Avere robe del genere, se non lo fa passare in dogana ti arrestano, penso, dopo 2 giorni rimani in prigione e ti ammazzano, però sopra c'è anche coperchio e tutto, alla fine è come una bomba vera. Uno la fa cadere così, senza far cadere i CD naturalmente, pensano che ammazzi tutti. Però vabbè, è tutta uguale alla fine. Qua poi già si vede che si apre. Poi vabbè, qua si svita anche come una bomba vera quando dovevano disinnescarle. E il contenuto, eccolo qua. Come possiamo vedere assieme, c'è questo cofanetto in cui si vedono Fallout 3, Fallout New Vegas, poi c'è già quello di Fallout 4, poi penso Fallout 1, Fallout 2 e Fallout Tactics. In cui poi lo riapriamo, c'è sempre la stessa cosa di prima, con, come potete vedere, tutti i CD da Fallout 1, Fallout 2, Fallout Tactics, New Vegas, no, il 3, New Vegas e Fallout 4. Come potete vedere i CD sono CD così semplici, copertina così. Ovviamente non ti hanno messo la copertina bella del videogioco, messa così, c'è dentro il CD, a volte due, dipende dal gioco e basta. Poi cosa possiamo vedere insieme? Vedo un Dishonored, sarà pubblicità dei giochi, vediamo un po' insieme magari se è qualcosa di bello. Vabbè, tutte le istruzioni, garanzie e quant'altro. Codice di registrazione del gioco che spero non si sia visto. E istruzioni. E poi vabbè, pubblicità di Doom del 2016 e di Dishonored 2, sempre 2016. Quindi confermati questi due giochi nel 2016 usciranno, a dire delle cose. Poi andiamo a vedere invece lo scherzone che hanno fatto per Fallout 4. Come potete vedere, vedete Fallout 4 col suo personaggio dell'armatura atomica. Uno dice: sì, c'è anche il CD anche qua. Invece i trolloni della Bethesda hanno fatto questo, con la data di uscita e la data, tutto, data di uscita, please stand by, Fallout 4, Bethesda. Così almeno uno si fa due risate anche per questo. E poi ovviamente per chi lo prenderà per PC, perché io l'ho preso solo da collezione, potrebbe metterlo qua, mette dentro Fallout 4, richiude tutto così e ha la sua bella bomba.
da mettere sulla scrivania e far spaventare qualcuno con anche il suono. Sentiamolo un po' insieme, si sente bene? Proviamo a sentirlo. Spero si sia sentito, anche se non ho mai capito perché c'è il rumore dei soldini in fondo e vabbè. Però per il prezzo che ha è sicuramente un buon acquisto. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, io vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, commentare, condividere e beh ragazzi, da me la bomba è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!